Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodico dove continuiamo a sbloccare qualche cosa per la Towncraft. C'è un aggiornamento, mi sono ricraftato gli occhiali, ho finito anche la corrente, orca loggia, e ho fatto anche quelle che ci mancavano, poi le proviamo. Ho fatto le due che ci mancavano, la verde l'ho già provata. Poi andiamo avanti, ho già sbloccato un'altra pergamenola, questi qua con i semi, e il Motus e il Vocuous con il giallo. No, scusatemi, il Motus con il giallo e mentre il Vocaus non mi ricordo con che cosa. Non mi ricordo, ragazzi, non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo, no, mi sa che l'ho finito. Mi sa che l'ho finisciuto. Mi sa che l'ho finisciuto. Vabbè, non mi ricordo, ragazzi. Lo troveremo. Ah no, che pirla, questo l'ho fatto con la legna del rubber. No, no, con i gialli, è vero, ho finito anche i gialli. Vabbè, comunque sia. E poi l'Animus con la terra del Nether, quella fangosa. Bene, vediamo di che cosa si tratta. Hungry Chest. Hungry Chest. Vediamo un po'. Vediamo un po'. La Hungry Chest, ragazzi. Che cos'è la Hungry Chest? Arcane Wood è uno di quelli. Ottimo. Allora, l'Arcane Wood che l'abbiamo. No, ma la facciamo. 1, 2, 3, 4. Se non mi sbaglio era così. E dai. Sì, era così, però. E questo sì, dobbiamo farne di più. Dobbiamo farne di più. Facciamone un po' perché tanto servono sempre. Ok. Voilà. Abbiamo questi qui. Ah sì, si deve ricaricare la bacchetta. Dai, 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 muoviti però. Orca loggia. Vabbè, mentre si ricarica poi serviva uno di quelli là. Dobbiamo farlo sempre qua però. Dobbiamo fare una crafting normale, porca loggia. Questi. Vabbè, diciamo che bastano. E poi facciamo questi qui. Pampete. Ok, allora, abbiamo detto questo qui. Voilà. E questi qui. Così, giusto? Era giusto? Ok, perfetto. Allora, abbiamo bisogno di 8 motus. Motus, motus. Questi ce ne dà esattamente 8. Buttiamone 8. Tanto adesso abbiamo gli occhiali, ragazzi. Speriamo di non buttarli ancora dentro. Ok. Dentro abbiamo 8 motus, 8 di quelli e 48 alberi addirittura. Ottimo. Poi ci serviva l'animus. Ce ne servono esattamente 4. Noi l'animus questo qua ne fa così. Allora ce ne servono 4. Ottimo. Voilà. Abbiamo dentro tutta questa roba qui, ragazzi. Guardate, solo grazie agli occhiali. Ora ci servono 8 di questi qua, i Vacuous. Vacuous. Ecco, così scopriamo di che cosa era fatto il Vacuous. Porca loggia. Porca loggia, porca loggia. Scusatemi. Mi servono i Vacuous. Ah, ok. Lo fanno i secchi? Ne danno uno, a noi ne servono 8. Nessun problema, andiamo a fare 8 secchi. Qual è il problema? Allora, i secchi possiamo farli direttamente con la tin, senza consumare il ferro. Ce ne servono 8, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 8. Ottimo. Che pirla, avevamo già 3. Vabbè, comunque. Quelli ce li teniamo per noi. Ultimo pezzo, 8 secchi. Voilà. Ok. La Hungry Chest, ragazzi. Che cos'è questa chest? Vi faccio vedere. Qua c'è Giovanni che lavora, per cui andiamocene via. Ragazzi, è una figata questa chest. Guardate. Pampete. Semplice chest. Unica differenza che se io lancio qualche cosa. Voilà, la chest se li mangia. Che figata sta chest, ragazzi, che figata. È di legno, dovrei romperla, perfetto. Perfetto. Questa chest addirittura potremmo usarla per la fornace. Metterla qui, quando cade la roba, lei se la mangia. Però poi non va a smistarsi, per cui non ci serve a molto. Dovremmo mettere un filtro, eccetera. Vedremo cosa fargli fare a questa chest. Ottimo, cerchiamo altre pergamenole. Ok ragazzi, craftiamo altre spade. Di queste qua le facciamo rosse perché quelli blu stanno finendo. Ah, uno. Azzo, non c'è posto. Buttiamo questo qua. Perché ci manca l'ultimo oggetto che, se vi ricordate, era quello delle due spade incrociate. Per sbloccare un'altra pergamenola. Allora, vi faccio vedere lì. Tankete. Sblocchiamo. Vediamo un po' se ce la facciamo. No, iniziamo a metterne una. Ok, sperando di farcela con tre spade. Non ce la facciamo con tre spade, orca loggia. Però
Vabbè, rompiamo questa, poi ce ne facciamo un'altra noi. Pampete, perfetto. Allora, il magic questa volta l'ho fatto con la legna, questa qua, la Greatwood Log. La potente l'ho fatta con la redstone. Questo qua con la cobblestone. E poi l'ultima con le spade. Abbiamo fatto la Wand of Lang. L'ultima che ci manca, ragazzi. L'ultima che ci manca. Vi faccio vedere. Pampete, quella azzurra. Che si fa con 3 cristalli gialli e una wand normale. Però i gialli li abbiamo finiti. Porca logia. Vabbè, poi faremo anche quella che ci manca. Nessun problema. Ragazzi, siamo a buon punto, guardate. Quasi tutto sbloccato. Ora scendiamo giù. Qua è tutto sbloccato. Porca logia, tutto sbloccato. Siamo arrivati qua. Niente, andiamo avanti. Ragazzi, altra pergamenola. Allora, il motus ormai lo sapete. L'ho trovato con... Ah, ok, l'ho trovato con i rubber, ragazzi, questa volta. Ho visto che i rubber avevano i motus. L'ho fatto con questo. Poi i vacuus l'ho fatti con il ferro. Ossia, scusatemi, con la tin ho fatto altri secchi. Questo qua con i semi. Mentre questo qua mi hanno fatto sclerare, ragazzi, per poi capire che erano le ender pearl. Comunque, altra pergamena, il portable hole. Portable hole. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Vediamo un po'. Il portable hole. Azzo! Madonna. Ragazzi, questo qua, chi ha visto le altre mie serie, è quello lì che ci permette di attraversare i muri. Per cui è inutile che lo crafto. Lo crafterò poi. Vabbè, però serve filo e questi. Ce ne servono? Ce ne servono ben 4. Ben 4. Allora, aspettate un attimo, magari lo craftiamo insieme. Che è molto comodo e molto utile quello lì. Allora, del filo. Del filo. Però non abbiamo filo, orca logia. Ragazzi, lo craftiamo più avanti. O alla fine del video, adesso vediamo, ragazzi. Devo andare a prendere del filo e non ho voglia. Voglio continuare a sbloccare. Ok, andiamo avanti. Altra pergamenola sbloccata. Ok, ragazzi, altra pergamenola. Allora, il motus e questo qui, l'imperito, l'ho trovati tutti e due direttamente con la gomma al primo colpo. Poi questi qua con la terra. E questi qua con i semi che ho finito e devo andare a prendere altri semi. Dunque, Discovery Clay Golem Worker. Ragazzi, altro golem. Altro golem, almeno dal nome sembra un golem. Vediamo un po'. Voilà! Abbiamo sbloccato il Clay Golem Worker. Il golem fatto di clay. Che poi anche questo faremo. Ora, continuiamo. Vediamo un po' in diretta se ci trovo altre cose. Voilà, ancora altri due. Ora bisogna andare a trovare gli altri. Voilà, altra pergamenola, ragazzi. Allora, il corpus ho trovato l'ultimo con le piume. Poi questi qua li abbiamo già trovati insieme. Questo qua sempre con i semi. E il fabbrico l'ho trovato con le crafting table. Pampete. Abbiamo fatto la Tallow Golem Worker. Ragazzi, mi sa che è l'ultimo golem. Ok. No, abbiamo fatto questo qui. Abbiamo sbloccato un nuovo golem fatto di Magic Tallow. Che se vi ricordate era una delle prime cose che avevamo sbloccato. Poi faremo anche questo golem. Poi continuiamo a sbloccare. Allora io quasi quasi farei a questo punto ancora la gomma. E ancora. E andiamo, dai, bella. Continuiamo. Ok, ragazzi, allora mi tocca fare almeno 3 asce. Ora vi spiego il perché. Ah no, ne vengono 2. Manca un bastoncino, orca logia. Facciamo così. Perché mi serve l'ultima cosa per fare la pergamena. Allora, mi serve questo qua, vi ricordate le due cose azzurre? Bene, allora andiamo su. E ora vi spiego tutto e devo anche mangiare, orca logia. Adesso andiamo a prendere da mangiare, ragazzi, tranquilli. Dai, dai, corri, non riesco più a correre. Allora, vedete, allora, l'aura l'ho fatta con... Che cavolo ho fatto l'aura? La aura. Ah sì, con le piume, giusto. Questi due hanno fatto insieme e mi mancano questi. Allora, se io ne metto 2, me li conta doppi? No, me ne conta solo uno. Allora. Ah beh. Oh, con una ce l'ho fatta, va a far cool. L'Arcan Ballow. Vediamo un po'. Ragazzi, l'Arcan Ballow. Quella che si mette di fianco alle fornaci. Anche facile da craftare. Anche è facile da craftare. Poi vi faremo vedere tutto, ragazzi. Questo episodio lo sblocchiamo. Magari nei prossimi poi craftiamo il tutto. Bene, continuiamo a sbloccare. Io quasi quasi continuerei con le gomme, ragazzi. Che devo fare? Guardate ancora. Andiamo a prendere altre gomme. Intanto magari prendiamo anche qualche cosa da mangiare.
Facciamo il popcorn questa volta, che ne dicete? Sei connesso, Marcus? Oh madonna, creeper! Non posso correre! Non c'ho manco la spada! Oh madonna! Ragazzi, sono nella cacca. Non c'ho spada, non c'ho niente. Qua me la muoio, qua me la muoio. Me la muoio, porca loggia. Aia. Aia. Allora, come cavolo li picchio? Li picchio con l'ascia. Che devo fare? Sì, col cavolo, ragazzi, orca loggia. Mo me ne fuggo di qua. Me ne fuggo di qua. Col cavolo! No! Ok. Ok. Sbirciata. Sta arrivando il giorno. Devo entrare in casa, ragazzi. Devo entrare in casa, porca lo... Entriamo di qua. Entriamo di qua. Ah! Li ho fottuti. Li ho fottuti mica tanto. Devo mangiare io, ragazzi, orca loggia. Devo mangiare. Come cavolo mangio? Mi potrei fare una spada volendo, eh. Mi potrei fare una spada anche in pietra per adesso. Anche in pietra. Va bene. Perché mi ha sbloccato? Ah, non ho mai fatto una spada di pietra. Che pirro. Creeper dove cavolo è? Via, 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 via. Allora, allora, con questi qua dovremmo fare i popcorn. Vediamo un po' se è vero. Se è vero. Oi, chiuditi. Dai, corri, porca loggia. Che sto morendo di fame. Allora, vediamo un po'. Sì, si cuociono, dovremmo fare i popcorn. Vedem, vedem, vedem. Quanti polli danno i popcorn. Vediamo un po'. Vabbè, neanche tanti, ragazzi. Era meglio le patate a sto punto. Ragazzi, ho scoperto adesso, scusate se vi ho disturbati, ho scoperto che mangiando i popcorn ci dà lo speed. Non lo sapevo. Ve lo giuro, non lo sapevo. Guardate, eh. Guardate. Pampete, 9 secondi di speed. Ah, guardate, non andiamo veloci. Ma non lo sapevo sta cosa. Che cagata. Ottimo. Vabbè, continuiamo a scoprire. Il cavolo. Ho detto che devo prendere la gomma, sono sceso apposta. Orca loggia. Ma più popcorn mangiamo, più si somma. Non sapete, non ci ho fatto caso. Allora, gomma, gomma, gomma. Prendiamo queste altre 32. Non posso, lasciamo un'ascia. Sì, va bene. Ok. Mangiamo anche questa qua. Così chiudiamo e andiamo veloci. Ah. Allora, vediamo un po' con la gomma che ci dà. Ah, tutte e due, ancora. Oh, i semi, i semi. Possiamo farla in diretta questa qua, ragazzi. Se ce la facciamo con i semi. No, logicamente no. Ora non corro neanche veloce, orca loggia. Vediamo un po' se abbiamo dei semi qua, ma non credo, li ho messi tutti via. Li ho messi tutti via. Ah no, ce li abbiamo ancora. È vero che prima non li ho presi tutti. No, li ho prima, li avevo presi da fuori. Che pirletta. Non mi ricordo. Boh, vabbè, comunque. Altra pergamena. Il golem animation core speed. Ottimo. Abbiamo sbloccato il potenziamento dei golem per lo speed. O esattamente, esattamente questo qua. Golem core speed. Questo qua. Ottimo. Per cui andiamo avanti. Magari sicuramente con la gomma faremo qualcos'altro. Perfetto. Però non ci fa vedere il resto. Lo cerco mi. Ok, ragazzi. Allora. Parliamo chiaro. Ho trovato, vabbè, quei due se che abbiamo trovato all'inizio. Il machina l'ho trovato con il cervello ho trovato il cognito. E con i tubi ho trovato il machina. Questi qua dobbiamo farlo con, se vi ricordate, con le armature. Qua ne avevamo già due. Vediamo un po' se due bastano o ne prendiamo altre. Ora che cavolo lascio la redstone. Speriamo di farcela con due, ragazzi, perché non ho più materiali, orca loggia. Me ne dà tre, per cui... Ok, magari ce la facciamo con uno. No, porca trota, dobbiamo farne altri. Dobbiamo farne altre. Ok, ragazzi, ne ho trovata una consumata e una la facciamo qua. Allora, facciamo così. E così. Tankete. Una e mezza dovremmo farcela, in teoria. Non ho mai trovata una a metà in una cesta. Allora, tankete. Ah no, togliamo questa. Ok, ce l'abbiamo fatta così. Buono. La Warden Stone Doors. La Warden Stone Door. Vediamo un po'. Ragazzi, la Warden Stone Door. Con il cervello, quello lì e quello lì. Potremmo anche farla volendo. E Warden Stone.
Che sarebbe, ah ok, facciamo quello lì, poi con quello lì e la porta facciamo questa porta. Ragazzi, questa è una porta che è una figata, poi la facciamo anche questa. Siamo andati avanti, allora continuiamo a questo punto con la gomma. E ancora, 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 cerchiamo adesso qui. Cioè, con i semi ho trovato tutta questa roba, non ci credo. Ok. Ok, ce ne mancano due, che cosa sarà? Che cosa sarà? Che spavento, mi è arrivato un messaggio, ragazzi, mi sono cagato sotto, scusate. Ok ragazzi, allora, oltre a quello che abbiamo trovato prima, ho trovato il Messis con le pannocchie, giusto? Sì. E poi vabbè, queste qua con le solite asce che ho venduto. Abbiamo fatto la Straum Golem Worker. Un altro golem? Un altro golem? Sì ragazzi, l'ultimo golem abbiamo fatto, lo Straum Golem Worker. Di quello di pannocchie. Oh yeah ragazzi, abbiamo finito tutti i golem. Ragazzi, io direi che mi ha sbloccato un bel po' di roba. Ora direi di iniziare a usarla. Che ne dicete nei prossimi video? Poi continuare con lo sbloccamento dello sbloccaggio. Ah, da Luke è tutto. Ciao a tutti.